Benvenuti a questo breve unboxing di questo nuovissimo Asus ZenPad 10. Questa è la versione colore argento. Il modello, come potete vedere, è lo Z300L, cioè quello dotato di connettività 4G. La confezione, il solito pochino, eccolo qua, il tablet rifinito in una maniera, direi, jack audio, mini USB. La rifinitura di questo ZenPad è decisamente superiore agli altri modelli. Dietro a una scocca rivestita che è molto antiscivolo, non è morbida, non è gommosa, è plastica comunque rigida, ma molto piacevole al tatto e resta anche molto elegante. Sotto troviamo i contatti per poter ricaricare la tastiera Bluetooth, non in dotazione. Qua c'è lo sportello con dove si può inserire la micro SD e la SIM 4G. Questo tablet ha ovviamente tutti i vari marchi BTS HD e così via. Le casse sono qua in alto. Sono messe molto bene. Vediamo, accendiamolo col tasto superiore. Il processore è un Intel Atom Z3560. Eccoci, schermata iniziale. Per ora ignoriamo l'account Google. La cosa interessante di questa versione è che possiamo avere su Google Drive 100 GB di archiviazione gratuita. Si può anche fare la trasferimento dati guidato da un vecchio dispositivo, oppure ignoriamolo. La schermata principale si sta già aggiornando. C'è già un aggiornamento di sistema disponibile.
cartelle sono, le applicazioni sono divise a cartelle. C'è già purtroppo preinstallate delle applicazioni che a mio avviso danno grossi problemi, come Clean Master che non fa altro che rallentare tablet o smartphone, finché che sia. Benvenuti invece Zinio e TripAdvisor, nuove applicazioni. Qua abbiamo le applicazioni di messaggistica di Asus come Omelette Chat. Qua abbiamo fotografia. In produttività abbiamo calcolatrice, una lista di to-do e web store di Asus. E come strumenti abbiamo altro po' di cosucce come le configurazioni del display come Splendid, che si può modificare la temperatura di colore. Regolare piuttosto bene già con le configurazioni preimpostate, altrimenti come il filtro luce blu, che può essere comodo magari la sera per legge, dato che le luci ultraviolette danno più problemi per chi ha problemi di insonnia. Il programma Mini Movie, che se non l'avete mai provato, ve lo consiglio perché è molto pratico per riuscire a fare brevi filmati dalle vostre fotografie. Ci sono vari preset da poter impostare. Ovviamente adesso è vuoto, quindi dobbiamo usare le fotografie standard. Selezioniamo le fotografie che vogliamo utilizzare per il filmato. In questo caso selezioniamole tutte. E premiamo avanti. Questo è un esempio di filmato che viene generato in automatico. Poi lo si può modificare, ovviamente, e impostare. L'audio è molto molto buono. Ha dei... Chiaramente un audio così su un tablet, neanche il Note ce l'aveva. Un audio così incisivo. Cambiando, così possono cambiare gli stili dei video. Quindi qua ad esempio in un attimo si può creare un video con un'altra modalità di effetti e musica, ovviamente. Se ne vogliamo fare uno più dinamico, mettiamo sport. Possiamo salvare il video, condividerlo e possiamo fare ad esempio condividi e abbiamo tutte le varie scelte nelle nostre applicazioni. Ad il sistema aggiornato. Adesso possiamo anche far partire l'installazione del sistema. Grazie a tutti.